Benvenuti nel favoloso podcast di Eli e Sofi, le gemelle virtuali create dall'artista Elisa Agnelli, con lo storytelling di Alberto Pian. Leggono Eleonora Di Giacomo e Alessandro Vanni. Segui Eli e Sofi in Instagram, @eli.sofi.twins. Notizie e risorse per te sul sito ufficiale www.elisofitwins.com. Che città meravigliosa, Verona! Ci sono scorci e palazzi indimenticabili, medievali, romani, rinascimentali, ottocenteschi, che si riflettono in un fiume maestoso, silenzioso e imponente come l'Adige. E poi, dal suo castello, si domina la città. Una città che nei secoli ha ospitato popoli e culture nobili e assai diverse fra loro. E le vie del centro? Con i loro negozi alla moda, le vetrine ben allestite e illuminate, piene di stile e di bellezza, molto fashion, ci hanno letteralmente rapite. Verona è davvero una città elegante, piena di splendore e anche ricca di sentimenti e di emozioni. Infatti alla sera siamo state particolarmente toccate dai versi della Norma, l'opera che abbiamo visto all'Arena. Qual cor tradisti, qual cor perdesti. Ah, troppo tardi t'ho conosciuta, sublime donna, io t'ho perduta. Mi hanno molto commosso queste parole. L'amore tra il proconsole romano Pulione e Norma, la figlia del capo dei maghi della Gallia, era davvero un grandissimo amore. A un certo punto il loro rapporto è stato rovinato da una debolezza, ma il loro amore continuerà a vivere per sempre, anche nella morte. Ti piacciono le storie d'amore tragiche e impossibili, Sofi? Allora devi sapere che la città di Verona è proprio il simbolo mondiale dell'amore tragico. Ma davvero? Non lo sapevo. Aha, beccata. Si vede che quel giorno hai tagliato il liceo. Dai, vieni con me. Ti porto sul balcone più famoso del mondo e ti racconto una storia. Segui Eli e Sofi in Instagram, @eli.sofi.twins. Notizie e risorse per te sul sito ufficiale www.elisofitwins.com.